Buongiorno, Gabriele Cicogni, tra corpo e mente del genio. In questi giorni molti di voi mi hanno espresso desiderio di un video che lavoro da un punto di vista rieducativo sul rachide cervicale. Io, partendo dal rachide cervicale, farò un discorso a più ampio raggio, parlando anche del rachide dorsale e quello lombare, della salute della colonna vertebrale. Partiamo dal piegamento sulle braccia. Inspiro e scendo, soffio il salto. Inspiro e scendo, soffio il salto. Così scaldo l'articolazione scapolo-lumerale, che va di pari passo con il rachide cervicale, perché sono strettamente interconnessi. Alterno, farete almeno 20 piegamenti sulle braccia. Ogni 20 piegamenti sulle braccia ripropongo lo scivolamento. Espiro e spingo per almeno altri 20 espirazioni, espirando giù lo stemma. Alternate 20 flesso estensione delle braccia, inspirando e scendendo, soffiando e salendo, a 20 espirazioni spingendo lo sterno verso il basso. Questo scalda, mobilizza l'articolazione scapolo-lumerale, che poi durante gli esercizi di scarico sul rachide cervicale verrà messa in decompressione. Per la cervicale il primo esercizio è questo: ruoto la testa per almeno 20 respirazioni a destra e 20 respirazioni a sinistra. 20 respirazioni a destra, 20 a sinistra, per almeno 5 volte per lato. In questa posizione, con le spalle ben basse, scivolando all'esterno, meglio su un piano rialzato. Se non siete provvisti di un piano rialzato o un lettino, potete fare con le braccia lungo i fianchi. Avrà un'efficacia leggermente minore, ma comunque è comunque efficace. Rimanete con le braccia lunghe, 20 respirazioni a destra e 20 a sinistra, 5 volte per lato. Perché si fa questo esercizio? Perché così il rachide cervicale non è sottoposto a stress gravitario. La gravità ci spinge in pressione, la rotazione della testa scarica le articolazioni intervertebrali a livello lombare. Questa posizione però a livello lombare non crea le premesse ideali per una corretta postura, perché vado in iperlordosi. Quindi questa posizione fa bene alla cervicale, ma l'effetto rebound sulla lombare non è positivo. Quindi dobbiamo mettere in scarico il nervo sciatico. Il tallone deve battere sull'ischio. L'ischio è l'osso posteriore del bacino. Ogni 20 respirazioni, anche qui, cambio gamba. 20 respirazioni a destra, 20 a sinistra, per almeno 2 volte per lato. Questi 3 esercizi, lo scarico cervicale, i piegamenti sulle braccia, lo scivolamento, devono essere sempre alternati con lo scarico lombare. Se no quello che faccio di bene a una cosa, poi lo faccio di male all'altra. Per completare il lavoro sulla cervicale devo mobilizzare attivamente. Questo lo potete fare tutti: piedi in sospensione, mai gambe accavallate. Piedi in sospensione lo fate sulla tavola, in cucina dove mangiate. Portate le braccia dietro il rachide a creare una sorta di busto muscolare. Su questa posizione, mento basso, inspiro, ruoto e svuoto. Così mobilizzo attivamente il rachide cervicale. In rotazione, durante la fase di passaggio, devo sempre guardare lo sterno. In maniera che l'occipite resti sempre alto. L'occipite è l'osso posteriore della testa. Sull'occipite si attacca il legamento nucale, che attaccandosi tutti i processi spinosi delle vertebre fino all'osso sacro, traziona il rachide verso l'alto, quindi va contro gravità. Mento basso, guardo lo sterno, ruoto e svuoto. Resto almeno 5 respirazioni a destra, ruoto e svuoto,
5 respirazioni a sinistra. Oltre alla mobilizzazione laterolaterale, va fatta quella in flesso estensione. Incrocio le dita, polmoni pieni, svuoto e salgo. In questi giorni ho visto inspirare, proporre l'inspirazione durante la salita. Non esiste, perché qui si strizza la gamba toracica. Quando ho contro, e poi ho sempre bisogno di un prerequisito per tenere la schiena dritta. Quando io svuoto, di riflesso, la schiena, perderei il controllo sulla schiena. Svuotando, i bracci spingono la schiena verso l'alto. Quando abbasso le braccia, inspiro, ho comunque i polmoni che, aprendosi, creano un prerequisito alla schiena per stare dritta. Quindi inspiro e scendo, svuoto e salgo. Anche qui, mai fare inclinazioni. Vedo proporre questi esercizi. Questi esercizi provano artrosi a livello cervicale, perché i dischi possono anche star bene, ma i corpi vertebrali battono sull'altro, è come battere due mattoni insieme. Si crea artrosi, magari non una volta sola, ma a forza di farlo si crea artrosi. Quindi, per la cervicale, flesso, estensione, sempre leggere, il momento di essere fatto con prudenza, perché quando mobilizzo la cervicale, anche il nervo vestibolare, quello connesso al senso dell'equilibrio, viene traumatizzato. Se io mi muovo troppo velocemente, traumatizzo il nervo vestibolare. Io mi devo muovere lentamente, sia in flesso, estensione, che in latero, laterale. Così il nervo vestibolare viene preservato da attivazioni troppo traumatiche. Oltre a questi esercizi, si può fare solo in questa stazione precaria. Quando tornerete in palestra, potremo fare esercizi più intensi di trazione a livello cervicaggio. Questo esercizio, questo attrezzo, si chiama piano inclinato, imbracandomi la cervicale come da immagine. Io non ve lo posso rappresentare perché ho bisogno di assistenza dietro. L'occipite, di cui parlavo prima, viene trasformato verso l'alto e il raggio cervicale lavora in allungamento. Ha lo stesso effetto motorio del PAL, il posizionatore antalgico lombare. Questo posizionatore antalgico lombare, imbracando il nostro sacro dalla stazione supina, tira il nostro sacro verso l'alto e lavora sulla decompressione delle vertebre lombari. Come il piano inclinato, che tirandovi l'occipite verso l'alto lavora sulla decompressione del disco intervertebrale cervicale. Però per ora questi esercizi potranno fare solo quando torneremo in palestra. Per ora limitatevi a quello che ho proposto sul lettino, oppure se non avete un lettino potete farlo in stazione supina con un tappeto appoggiato a terra. Grazie, saluti dalla palestra tra corpo e mente di Reggio.